Benissimo cari amici, bentornati. Siamo a pagina 20 del nostro manuale di assemblaggio, direi che ormai siamo a buon punto, in quanto una volta terminato l'assemblaggio del nostro motore e del gruppo frizione, potremo procedere con l'assemblaggio del carter di raffreddamento e successivamente della coda e il nostro modello sarà completato. Benissimo, busta per pagina 20. Estraiamo tutti i nostri componenti. Abbiamo due alberi, uno per Yamada YS e uno per OS. Il nostro pignone integrato sulla campana, i supporti del motore, uno e due, la nostra ventola di raffreddamento con l'inserto per l'avviamento. E la nostra frizione. Benissimo, possiamo cominciare. Fate attenzione alle sedi per le viti. Da un lato le viti hanno le sedi per essere annegate all'interno, dall'altro lato invece no. Accompagnate sempre le viti fino alla fine della sede prima di stringerle, dopodiché le stringerete in modo alternato verificando il serraggio. Ora. Benissimo, noi abbiamo un motore OS105, per cui sceglieremo l'albero dedicato. Sub cura sempre molto i suoi kit e su ogni albero ha inciso la marca del relativo motore. E voilà, OS. Attenzione a una nota molto importante, non si utilizza il frenafiletti, se mettete il frenafiletti qua non lo smontate mai più. Quindi non utilizzate il frenafiletti in quanto la direzione in cui gira il motore rende questo assemblaggio autobloccante, per cui tende a chiudersi e non a svitarsi mentre gira, per cui non correte nessun rischio. Mi raccomando, non inventatevi di usare frenafiletti qua, perché altrimenti non lo smontate veramente mai più. Passiamo all'assemblaggio del castello motore. Sento già il profumo del nitrometano. Ok, presentiamo prima sempre tutti i componenti in maniera tale da ridurre al minimo gli errori di assemblaggio. Qui abbiamo una sede dove si vanno a montare i supporti del castelletto e dobbiamo utilizzare queste viti. Ok, benissimo. Quindi lo schema di montaggio è questo, perfetto. Togliamo questo sacchettino che ci imbroglia soltanto. Sotto abbiamo le viti svasate e sopra abbiamo le viti tradizionali. Presentiamo tutto il sistema, dopodiché mettiamo il frenafiletto nei cilindretti. Mi raccomando, fate prima un lato e poi l'altro, altrimenti non riuscite più ad inserire il supporto all'interno del castelletto, in quanto hanno una sede svasata.
voilà, anche il nostro castelletto è montato. Passiamo a pagina 21 e andiamo a prendere il nostro vissutissimo motore OS 105. Questo motore ha già la bellezza di 240 voli. Allora, back per pagina 21 e andiamo avanti.